Allora, buongiorno, grazie di essere venuti a questo incontro con la nostra madrina Chiara Francini. Beh, io inizierei con questi 20 motivi per essere, per cui vorrei essere gay, perché mi sembra che abbiano avuto un buon successo, tutti erano entusiasti alla serata d'apertura. Magari ci racconti meglio come li hai concepiti, come sono stati scritti. Vabbè, io sono stata molto molto felice anche nel momento in cui, tra virgolette, li recitavo perché ci credevo molto e avevo questa gioia nell'esplicarli. In realtà, ho collaborato per la stesura a questi 20 motivi per cui vorrei essere un ragazzo gay con Massimiliano Palmese, che è uno scrittore napoletano che è arrivato, mi pare, 4 anni fa, terzo al premio Strega, ha vinto il premio Penna, il premio Montale, con cui sono molto molto amica. E in una notte abbiamo avuto questa illuminazione. E visto il fatto che lui conosce bene questa corrispondenza d'amorosi sensi che ho verso il mondo omosessuale, che è un qualcosa che è difficilmente esplicabile, ma è un qualcosa che si sente e basta, e quindi durante questa notte ci è venuto in mente di scrivere tramite una sorta di decalogo, di andare a toccare tutte quelle che sono un po' non i punti dolenti, però insomma tutte quelle che sono i vari aspetti in concomitanza con quelle che sono con la religione, con la politica, che insomma certe volte insomma, che caratterizzano la dinamica tra il mondo omosessuale e in realtà appunto la politica, eccetera. E quindi sono venuti fuori questi 20 punti che tra il serio ed il faceto insomma, andavano a raccontare queste dinamiche. E è stato molto molto bello perché alcuni punti erano abbastanza toccanti, secondo me, ed altri facevano ridere, però sempre con Sì, l'intento di far diciamo, riflettere e di dire delle cose. toccavano più corde. Ma forse quello che mi piace di più è il fatto che in realtà la parola gay in inglese voglia dire gioioso e non certo diverso, e invece la parola invece in greco la parola, insomma, oddio, mi sto incartando. Di diversa si dice etero, appunto, è una cosa abbastanza, beh, credo geniale. Questa è un'idea che è venuta a Massimiliano Palmese, ma insomma, mi sembrava abbastanza calzante. E poi gli altri punti, beh, ce n'erano alcuni molto divertenti, altri invece che magari facevano più riflettere, il fatto che comunque sia Gesù Cristo non abbia detto ovviamente mai una sola parola contro gli omosessuali, ma quello fosse stato Hitler. E poi il fatto che mi piace pensare di essere per la famiglia, che la famiglia debba essere concepita come un microcosmo felice e l'opzione o comunque il fatto che la famiglia debba essere felice non è una prerogativa soltanto della famiglia eterosessuale, oppure il fatto che sia importante continuare a combattere questa piaga, questa io l'ho definita, il fatto che mi piacerebbe essere un ragazzo gay per poter studiare medicina e combattere una malattia tremenda, una malattia violenta, che è appunto l'omofobia, che come ci raccontano anche gli ultimi casi di cronaca, è veramente una piaga che molte volte porta alla morte. Quindi come il caso insomma di questo ragazzo calabrese che è stato ultimamente picchiato e poi è andato in ospedale, gli è stato detto: "Cocco, probabilmente se ti fossi baciato con una ragazza magari non ti sarebbe Certo, successo sì. tutto questo perché sei malato, invece i malati sono loro". Non è che per caso mentre lo scrivevate e lo ideavate pensavate a qualcosa di più grande che da questa cosa Ma a possa me partire sinceramente una specie di piacerebbe. one woman show? Ah, a me piacerebbe molto, perché infatti come è stato reso era una sorta di mise en espace con il leggio, eccetera, però insomma vista anche la risposta, vista anche la gioia che ho avuto nel recitarla, io sarei molto felice. Poi ieri ho postato una prima ripresa amatoriale perché quella ufficiale ancora deve arrivare e insomma, il filmato ha riscosso molto Molto successo perché, successo. insomma, ho ricevuto messaggi ovviamente anche da persone che non conosco. Grazie, sono molto belle le parole. Insomma, poi io sono felice perché ci credevo e quindi
Allora, senti, facciamo un passo indietro e torniamo alla serata di inaugurazione, sì. Sulla quale ti chiedo soprattutto veramente quello che ti aspettavi e quello che hai trovato, cioè che emozioni ti ha procurato stare sul palco, hai visto la platea, veramente molto molto sì. affollata e diciamo il pubblico ha praticamente stato l'altro attore della serata. Quindi come ti aspettavi e che cosa hai trovato, se c'era una... Ma io ho trovato una grande famiglia, io insomma venivo con altissime aspettative, è stato ciò che ho ricevuto, è stato credo un rapporto fortemente empatico quello tra me e il pubblico, io non ero affatto emozionata ma ero anzi molto felice e molto desiderosa di poter trasmettere quello che anch'io sentivo nel leggere questi 20 punti, quindi è stata... Cioè, per me è stata una festa, insomma, e l'ho vissuta con serenità e con molta gioia. Senti, vi siete già visti con la giuria, avete già chiacchierato, avete fatto conoscenza, avete sì, visto sì. i primi film, le prime impressioni sul festival al di là della serata d'apertura, di come si vive? Lo trovo molto molto organizzato, credo anche perché comunque sia, lo guardavo da lontano negli anni passati, che la selezione sia ottima, io ero molto molto felice di venire... di essere appunto oltre che madrina anche giurata, perché avrei avuto la possibilità di vedere, di venire a contatto con registi e con prodotti secondo me di grandissima qualità, cosa che ho avuto modo di provare ieri sera con la visione di questi due primi film. La giuria è variegata e deliziosa e ho fatto amicizia sia con Eric che con Philippe, che appunto sono due pionieri, Philippe e Eric è una sorta di grande padre della cinematografia omosessuale europea, e poi con Gaeta, che è appunto questa sceneggiatrice, e con ovviamente Fabio Canino, ma è abbastanza divertente, è stato abbastanza divertente ieri sera mentre eravamo seduti accanto, perché comunque commentavamo, davamo le nostre opinioni, era divertente vedere come ognuno di noi in realtà avesse una visione completamente diversa, e quindi era molto divertente anche vedere per esempio le espressioni della Gaeta, che ha una mimica molto particolare nonostante sia una sceneggiatrice, e allora era buffo appunto, io e Fabio ogni tanto guardavamo a lei che commentava con la faccia, e quindi insomma è anche un gruppo molto 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 divertente e molto versatile. Ci racconti invece l'esperienza, perché tu sei stata qualche mese fa negli Stati Uniti, sì. Ci racconti l'esperienza con Dolce & Gabbana, com'è andata, come ti hanno scelto, sì. eccetera eccetera. Allora, io ovviamente sono un'attrice, ovviamente sono una donna, e quindi il mondo della moda è un qualcosa che fa parte dell'ontologia della donna, però io mi sono molto divertita, mi sentivo molto malena, perché poi appunto la prima scena tutti questi bellissimi ragazzi erano appoggiati al muro, e in realtà loro mi chiedevano durante questa prima scena di passare loro davanti, guardando avanti e facendo prendere dei colpi a loro mentre apoplettici, mentre io passavo, e quindi era divertente, insomma. Poi mi sono rivista, la campagna è molto bella e adesso è molto divertente quando per esempio anche quando c'è stata la presentazione della campagna mi faceva molto ridere la tipologia di domande che mi venivano poste, perché in realtà io lì dovevo recitare la parte della testimonial, e quindi ci doveva essere ironia, ma soprattutto lì ero chiamata a fare un'altra cosa, e quindi mi venivano poste domande del tipo: Chiara, cosa si prova ad essere una nuova icona di bellezza? Cosa si prova ad essere la nuova Monica? E io dentro di me volevo soltanto ridere, però appunto invece si deve rispondere cercando certo. Ma no, in realtà io sono la nuovissima Chiara Francini. No, trovo Monica Bellucci una donna molto molto bella, e soprattutto credo che sia una donna molto intelligente. Una volta ho potuto assistere di persona ad una sua intervista, e non credo che ci sia persona più capace di lei, ora non voglio essere volgare, ma di
di darvela a bere a voi giornalisti come Monica Bellucci, è veramente una maestra, questa sua grande intelligenza. Io spero di poter avere la sua intelligenza per arrivare dove è arrivata, perché in realtà, nonostante l'Italia sia piena di grandissime attrici, in realtà all'estero l'unico nome in Europa che è conosciuto è quello di Monica Bellucci, e mi auguro di avere una carriera fulgida come la sua e di poter essere esportata come una buona mozzarella.